oggi in compagnia con me telefonica io ho un grande interprete della canzone italiana, ovvero Peppino Di Capri. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Entrando subito nel vivo, visto che c'è un nuovo album, mi chiedo, con una carriera così lunga alle spalle, come fa a trovare l'energia, gli spunti, la voglia di continuare ad andare avanti e raccontare ancora? Ma io vivo di questo. Il giorno che questo verrà meno dovrò necessariamente smettere, perché l'entusiasmo con cui faccio queste cose, perché proprio vivo di musica, non so fare altro, tra virgolette, aggiungo. Però appunto questa in questo caso qua, proprio in questo momento di sbandamento musicale, dove tutti così per le feste escono con compilation, con dischi riciclati, eccetera, io ho avuto il coraggio di fare un disco con tutti i brani nuovi, inediti, e quindi mi danno del pazzo. Poi bisogna fare attenzione a questa cosa, perché se si sparge la voce che io non posso fare a meno della musica, non mi pagano più. Quello deve cantare per forza, perché non può fare a meno. No, è proprio un'esigenza interiore, mettiamola così, ecco. Chiaro, ovviamente. Ovviamente sì. Qual è il cambiamento tra il primo Peppino Di Capri e quello invece attuale di oggi? Cos'è cambiato? Ma non lo so, è cambiato soltanto il corso della musica, gli strumenti, le tecnologie che avanzano, che ti aiutano, insomma c'è questo di più. Poi si è fedeli al proprio genere, almeno nel caso mio. Io cerco di non, ogni tanto faccio qua e là qualche esperimento, ma giusto così, buttato dentro un album, dico me lo posso permettere, un pezzo su 12-13 come il caso di questo nuovo album, e quindi ogni tanto faccio qualche follia, esperimento. Però insomma sono sempre stato abbastanza coerente, cioè la gente, anzi adesso mi dico, ma sai che la voce col tempo è migliorata? Io li ringrazio, perché all'inizio ho una voce molto nasale da ragazzo, col tempo si sarà aperto il naso, non lo so. Del nuovo album a quale canzone è più legato? E perché, ovviamente? Diciamo che ogni scarafone è bella mamma gioia, si dice a Napoli. Però il caso mio, sto portando avanti due brani, uno napoletano, perché in questi 13 brani ce ne sono due in napoletano, però in omaggio alla mia città, e un'altra che si chiama Come finirà, che è un po' la storia di uno che fa il cantautore e non sa come andrà a finire prima o poi. Sono un po' più quelle che sto portando un po' avanti, così quando mi chiedono cosa vuoi, io faccio passare queste due qua. Però devo confessare che sono una più bella dell'altra, non perché sono figli miei, ma perché veramente si spazia in lungo e in largo come tema ricorrente, ahimè, sempre l'amore a cui sono stato affidato, e soprattutto un viaggio attraverso i sogni. Non a caso il disco si chiama La Chiappa Sogni. Lei segue comunque i giovani che ci sono adesso. Ce n'è qualcuno che le piace in particolare? Ma devo dire che sono tutti uno più forte dell'altro. Chiaramente sono tutti rivoluzionari come genere, vogliono imporre ovviamente delle nuove tendenze, delle cose così, magari scimmiottando un tantino un po' troppo gli americani, eccetera, a livello arrangiamenti, però in tutti c'è qualcosa di originale. Per me l'artista, tra virgolette, nuovo, mi piacerebbe sentirlo con una timbrica sua, originale, e che non scimmiottasse il prossimo. Quindi sono alla ricerca di queste cose, ce n'è un bel po' tra gli ultimissimi. Per esempio uno della generazione giusto appena trascorso, uno che mi piace molto come timbro vocale, è decisamente Tiziano Ferro. Non lo conosco personalmente, però attraverso la sua produzione mi piace, insomma, quindi c'è una mannoia sempre grande, insomma. Certo. Devo dire, ce n'è della produzione, però gli ultimissimi si sono fissati un po' troppo con rap, per cui io penso che il nostro paese deve fare l'italiano. Esatto, ho capito. Beh, bene ritornare invece a quello che facciamo noi, al nostro stile, diciamo. Le nostre radici, perché quelle che quando andiamo all'estero vogliono sentire l'italiano
quello che si capisce, che si sente il testo, che si è in grado di, capito? E quindi bisognerebbe fare una forzatura generale fra tutti quelli che contano e tenere alto il nome della canzone italiana. E dei talent che ne pensa? Ma mi sono d'accordo, perché è un momento per farsi notare, per dire io esisto, però è brutto la come tutte le competizioni, la finale che uno solo vince e tutti tornano a casa. Certo. Quindi poi è un po' la fabbrica delle illusioni, delle delusioni in molti casi, per cui ci soffro un po' quando vedo alcuni bravi. E fra me e me dico, questo è forte, sicuro andrà avanti, poi lo fanno fuori. Allora, vabbè, insomma, io dico che se c'è del talento, prima o poi non c'è bisogno dei talent. Il talento, se c'è, viene fuori da solo, prima o poi si è scoperti e di sicuro si ha spazio per emergere. Sempre rimanendo un po' in tema di competizioni, parteciperebbe al Festival di Sanremo oggi? Ma io penso, è sempre una bella gara, ma con grandi ascolti. Perché no? Perché non è vero che dopo 56 anni di carriera mi spetterebbe più un premio alla carriera che una competizione, però sarei pronto a tutto, non c'è problema. Chissà, magari invece come ospite, giustamente, così un bel premio. Più carino, vabbè, comunque. Allora, ricordiamo a tutti quanti il disco, il nuovo album è L'Acchiappa Sogni. Sì, 13 brani inediti, nuovo, molto fresco, molto estivo, anche in pieno inverno. Che non fa male, insomma. Sì. Grazie mille per Grazie essere stato con me. L'opportunità è stata fantastica, poter salutare tutti da lì. Un forte abbraccio a tutti gli amici di Fan Week da Peppino di Capri.